Salve a tutti dal De Bandito 1980 e come vedete qua in questo pollaio c'è una pecora, ci sono le galline e c'è anche King Farmer. King? Oh, Sei... buonasera. Non è che mi hai preso per una pecora, eh? No, la pecora è questa qua bianca, Sì. te sei l'omenetto. E il gallo c'è ancora il gallo o si è mangiato la Sì, pecora? guardalo qua Oh, il gallo. Il galletto americano qua. ok. Guarda te. Si trova di tutti, in questo pollaio trovi veramente di tutto. Va bene, ragazzi, a parte gli scherzi. Qua c'è Micchio, ciao Micchio. Fortuna che il micio non va qua dare zizzania alle galline, meno male. È una cosa buona. Allora, oggi prendiamo qualche pecorella, visto che la volta scorsa abbiamo guadagnato 65.000 soldi dalla vendita della soia. Allora, io vado su dalle pecore a prendere, ad acquistarne. Teching poi compostare, vabbè, concimare col compost del 56 e già l'altro attore tutto. Ok. Allora, noi andiamo su dalle pecore, sono praticamente quadrita noi. Le prendiamo al volo senza stare a prendere il rimorchio e di qua e di là. O se no, potremmo anche prendere il rimorchio a noleggio. Ah, no, no. Dopo era sempre in mezzo ai piedi, no, 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 no. Allora, vediamo che non passi qualche delinquente. Ok, allora dovrebbe essere qua da comprare. Ok, allora 4.000, allora ne compriamo. Allora, abbiamo guadagnato 60.000, dai, andiamo. 48.000, ne prendiamo 12. Ah, siamo 14, sto, anzi 15, no. 15, conferma, 15 animali, ok, eccoti qua, eccole qua le pecorelle, magari sente la mancanza, magari ve ne so anche quell'altra pecorella che era nel pollaio, intanto qua c'è già qualche pecorella, una marroncina, una bianca, una nera. Bene, allora, lago, lago, come mai? Qualche scatto. Hai lagato anche te un attimino? Ma un pochettino sì. Hai sentito anche te qualche colpo di coda? Allora, qua era rimasto un po' di erba. Allora andiamo su. Andiamo a dargliene su un po' dalle pecore, già che abbiamo qua. Già che abbiamo qua il rimorchio. Allora, l'autocaricante si chiama. Di erba. Abbiamo un po' di erba, un po' di acqua, magari l'acqua la facciamo dare a King se ha voglia. Ok. Così ci manca, come animaletti, ci mancano soltanto i maialotti. E così prenderemo. Adesso vediamo come vanno le finanze, perché è tutto in base alle finanze, ragazzi. Perché noi qua in questa mappa abbiamo queste quattro ventole eoliche che ci danno un buon guadagno, quindi l'erba non è stata qui, infatti mi sembrava un po' strano. Capacità massima, la gettoia a posto. Allora, a dire la verità potevo anche andare a mangiare prima, ma quello che era laggiù, ah, di più, vabbè,
fare, tanto sono a posto per mangiare, quindi più che bene. Questo magazzino qua in realtà potevamo portare qua le balle far, perché sul frontespizio qua c'è scritto, ve lo faccio vedere anche a voi, c'è scritto il barn, cioè magazzino delle balle, sono praticamente. In verità potevamo anche portarle qui, però mi sembra un po' scomodo perché qua non c'è niente qua vicino, magazzino a sé stante. Vediamo, magari prossimamente porteremo qualcosa proprio se siamo strapieni, o magari dobbiamo portare qua le patate e le barbabietole se non ci accettano nei silos. Questo non lo so, sai se accettano le barbabietole là dal silos nostro? Credo di sì. Ah, non è come nel 15 che c'era una no. Aspetta. Allora, otto, se si accetta, se si lo si accetta tutto, mi piace tutto quanto là, è meglio. Siamo qua un po'. Poi se non dovesse accettarle qua in questa fattoria qua, dove c'è il patato wash, c'è il silos e lì accetta le patate e le barbabietole. Ah, ok. Allora, mettiamo il massi a posto. Qua. Vediamo qua. Allora, sì, ho finito qua. Ok, se è finito là puoi portare un po' di acqua alle pecorelle per piacere. Sì. E noi carichiamo sul pane, che oggi andiamo a vendere anche questo pane, così vediamo un po' dove va e quanto ci danno, perché deve essere un buon prezzo. Ok, è meglio giocare con la tastiera perché è volante un po'. Forse questa non si dà aspetta perché è volante. Prenderlo da davanti, anche se questi rulli qua sono scomodi un attimino perché così ok, le carico sempre a presso e sempre basso, ragazzi, chi non lo sapesse. Anzi, dobbiamo calcolare, caricare su anche sto pandino, perché nelle prossime puntate dobbiamo anche andare su in segheria a preparare i pallet, quindi per non fare 30 viaggi dobbiamo anche cercare di far stare il pandino. Io lo chiamo pandino qua delle mie zone perché praticamente fa tutto quanto, fa anche la spazzaneve ogni tanto, quindi noi lo chiamiamo pandino. Dalle tue parti come lo chiamate il JCB? Colino? Il aspetta, un paccherotto, una roba del genere. È un pack simile, ma non è paccherotto. Neanche dumper, no? Dumper non è dumper. Non mi viene in mente attualmente. Quando ti salta in mente, dimmelo così. Cacchio, ce l'ha mio cognato!
No, non mi viene in mente. Ma è in dialetto è... No, se mi verrebbe in mente almeno il dialetto, ma non mi viene né l'italiano né il dialetto. Ah, ok. Ma come mai non aggancia la cisterna? Come mai non aggancia la cisterna? In che senso come mai non aggancia? Eh già. Non mi dà il trigger di... Ah. Hai risolto? Sì. Cos'era il dilemma? Ma di solito dovrebbe venire fuori il simbolo dell'aggancio. Sì. Che ti dice aggancia e schiaccia la Q. Non è sempre... sì. In teoria sì. Ma in questo caso teoria no. Ah. Allora, guarda ragazzi, di essere... centrare, ok, allora sì, possiamo già funzionare. Allora, R e no. Ok, così sono sicuro che quelli non mi vanno in giro. Niente, ho stato in camera. Ah, noi carichiamo solo anche quello lì, anche se tutto lo carichiamo su. Ci daranno la metà, ma almeno ci daranno qualcosa. Guarda, maledetto. L'ho preso storto, se qua li prendete storti diventa un macello, perché si è incassato tra due lembi. Vedete? Vedete che non c'è una sicilianza. Purtroppo se lo prendete storto con le forche diventa un pochino madornale, perché vi sembra di prenderlo giusto, ma in realtà vedete? Allora quando non si sgancia si fa così. Vediamo se così funziona, se me l'ha sistemato. No.
Adesso vediamo. Ok, lì siamo. Oh, là. Là sono altri bancali e durativi, non so. Sono quelli che abbiamo portato noi, perché noi non dobbiamo stoccarli qua. Li stocchiamo con i bancali di farina. Recuperano quelli che portiamo noi, insomma. Tutto un regime. Allora, ok, senti, vai, vai. Beh, adesso qua auguri, lascio su. Facciamo la mossa a sinistra. Ah, collision. Allora, è funzionato. Allora, aspetta. Andiamo a chiudere le stelle. Possiamo anche tirarlo su qua la rampa, volendo. Ci do una soluzione. Vediamo se diventa. Ok, ti faceva da fermo, in teoria doveva funzionare. Allora, abbassa. Ok, ottimo. Si fa sempre paralleli, ragazzi, dovete sempre stare attenti. Perché se no, come ho detto prima, andate a finire a complicarvi la vita. Se vi complicate la vita, dopo non vi piace neanche più giocare, perché dite orco, ogni volta prende un bancale e si ribalta. No, dovete prenderlo un po' con criterio. Con filosofia. Esatto, con filosofia. E parla anche l'esperienza di King, perché conoscendolo, no King? A parte la pazienza. Ok, allora, ultimo bancalotto per sistemare quello là che è un po' fuori e poi andiamo a venderlo dal, non so neanche dove lo vendita. Deve essere mai puntato. Adesso andiamo su direttamente. Perché lì dove si vendono i bancali penso che li venderanno automatico. Sarà armato. Aspetta, lì. Ok, guarda, c'è su tutto quanto. Là, mettiamo a terra. Là. Mettiamo questo. Leghiamo questi. R. Andiamo a prendere anche... Oh, ottimo. Questo. Abbiamo anche queste, anche se in realtà non ce le prende, ma... Là. Allora. Vediamo dove si vende il pane, ragazzi, perché io non me lo ricordo mica.
ora il pane è... Oh, quanta roba che c'è da vendere qua. Deve fare anche le roba del caseificio, ragazzi, eh. La 5.000... 5.000, 5.000 bancale o 5.000 al litro? Non è che ho guardato quanto era un litro del bancale, beh. Vabbè, solo un posto, Carrefour Market. Allora, salviamo e andiamo al Carrefour Market. Quindi direi che ci vediamo lassù, ragazzi. Anzi, chiudiamo le sponde. Ok, agganciato. Bene, allora noi ci vediamo su al Carrefour Market a vendere il pane. Eccoci qua, ragazzi, allora abbiamo anche King Farm che mi dà una mano sul pandino. Infatti si è visto che si è spostato, Ecco, siamo quasi arrivati al Carrefour e vediamo dove vendere questi bei bancalotti di pane. Allora, andiamo qua, credo. Adesso vediamo come... Ah, dobbiamo scaricarli noi? Ma a regola, se stai sul trigger ti riscarica. Vai indietro. Non vedi i soldi scendere? Salire? Già che guardo. Beh, allora li scarichiamo, aspetta, stacciamo i nastri. Abbassami il... Sì, abbasso la rampa. Ah, ok, uno l'ho venduto. Vado un po' avanti, prova a scendere. Bene. Ok, un altro venduto. Forse il tigre è più. Sì, si sta mangiando pian pianino. Ok, vedete che vanno sui soldi, 180, 190. Sì, lo mangia pian pianino. Madonna, quanti soldi. Ok, puoi anche ritornare su. Ok, abbiamo guadagnato 116.840 euro. Buono. Praticamente loro calcolano al litro, no, al bancale. Quindi ok, allora King, legami. Già che sei là, King, resisti che andiamo in segheria, quindi è qua vicina. E girate sulle rampe. Sono obbligato, sennò mi va indietro, non vedi? Sì. Prova a slacciare le cinghie e riagganciarle. Allora. È sempre uguale, pensavo sempre che... Uguale. Le rampe giù in cima, giù in fondo, non fanno collision? Non so, adesso me lo lascio andare indietro. Sì,
io prima ho ben fatto fare, quando non, non mi fa andare a retromarcia. Dobbiamo portarli qua, qua a fare il bancalotto, ragazzi. E apro le rampe. Perché lì il rullo è quasi pieno. Allora, chiudiamo le rampe. E questo lo possiamo tracciare qua. Vediamo King in, in azione. Un po' scomodo, eh? Uh-huh. No, è questo, è questo rullo che può andare un po'. Sa di fare K, ecco, un po' ottimo. Vedi anche questi bancali, guardate che belli. Dove ce li metto? Di là per fare il bancalotto, dove ho il canale. Basta soltanto appoggiarli qua, vedo che li aspetti da soli. Qua o qua, o qua di fianco, non lo so di preciso. No, no là, qua di qua, di qua. Attenzione alle curve. Eh sì, quello là è facile ribaltarsi. Vediamo se li accetta di fianco. Qua. O di dove c'è il trigger, perché ogni tanto è là e ogni tanto è di fianco, dipende da. Ah ok, ah, e li metti qua in automatico di fianco. Sì. Bene, mi sa che ti sposto un po' questo perché è un po' in mezzo, mi sa. Lo mettiamo da questo. Ci sarebbe da togliere un pochettino di cippato e metterlo come carburante. Ah. Se no non funziona la. Ah, non funziona, aspetta che vediamo il quantitativo di legname che abbiamo ancora, perché magari è finito anche il legname, non lo so. Ora, allora, se ci fa il pannellino ci dice che abbiamo ancora 37.000. Mamma mia, ma la volta scorsa l'abbiamo fatto un po' più piena, allora. È la, la seconda puntata che abbiamo fatto, fatto legna. Guardate qua. Ah, fuori ce n'è ancora un pochettino. 20.000 è pieno il cipato, come ha detto. Ok, allora direi che posso andare a prendere un'altra la benda. No, puoi andare a prendere il manitudo. Sì, sì, la benda con manitudo. Sì, sì. Ok, allora. Questo stacchetto, ragazzi, se no, ma sì, diciamo, lo stacchetto ci vediamo dopo. E magari qualche d'uno di quei bancali portali dalla parte di là anche. Ah, ok. Perché praticamente, ragazzi, allora, guardando la mia prospettiva, a sinistra dove abbiamo il canale tu fai i bancalotti, i pallet, l'Europallet 80 per 120. Invece di qua ci fa il, com'è che si chiama questo King, non me lo ricordo mai. Sono i rotoli. I rotoli di pellicola. Si richiama paper di carta. Salvo quella la carta cartone plastica, la quella carta plastificata. Sono i. La pellicola, si chiama pellicola. Ma non so se è quella, è King. Sì, 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 sì. Quella lì. Serve per quando è pronto un bancale,
si usa la pellicola per stringere, per non far sì che cadano i cartoni. Vabbè, vedremo prossimamente com'è il mestiere qua. C'è serpente, via, aiuto, bom, aiuto. Io ti fanno un vecchio, paura. Dio, buono, quel serpente fa vedere. Poi ragazzi, allora ci vediamo dopo a fare la ricarica qua un po' della segheria, così ti finisce questo lavoro qua. E poi vediamo, magari facendo andare un po' avanti il tempo, poi carichiamo su anche qualche bancarotta, insomma. Allora, bene ragazzi, allora ho preso il Manitou con la sua penna e ecco, carichiamo un po', così ci produce, vedete che va avanti la produzione di cippato, perché bisogna guardare anche quella, se finisce il cippato la fabbrica si ferma. Questo non mi era venuto in mente, sinceramente. Guardate come una bennata, quando tiro su, vedete che sentite, ha ripreso ad andare la signoria. Una bennata quanto facciamo, mamma mia, mi sembrava di aver preso 6.000. Ah mia, il mucchio si è passato di metà quasi. Era 22.000 prima. Ah, è 20.000 totale? Sì. Direi che... No, ma tirane via ancora un po'. Troviamo un po'? Sì. Tiralo via tutto. Lo dico io quando sei al 100% di fuel. Dovrebbe essere 20.000. Ancora una bennata. Basta ancora. Puoi tirarlo via quel 7%, dissipato? Sì. Aspetta, No, sei a posto. Lascia il cippato lì che va bene. Ok. Perché sei arrivato al 100% di fuel. Ah, ok. Allora cosa hai fatto? Metà e metà, hai fatto. Sì. Ho fatto due da una parte e tre dall'altra. Vedete, qui ha già cominciato a fare... Anche perché abbiamo bisogno dei bancali per portarglieli all'altra fabbrica. Eh sì. Perché oltre a mettere le assi, occorre anche i pallet per fare il bancale. Esatto. Poi ci manca l'acqua qua, La prossima volta faremo anche questo. La prossima volta vieni su con un po' di acqua. Bene, allora, anche qua funziona. Puntata... vedi che è partita la segheria? Sì, perché qua c'era anche un tronco di quelli brutti, ma mi sembra che l'aveva preso dentro. Sì. Sì, qua ce n'è ancora 37.000. Abbiamo fatto un super mega carico solo una volta qua, allora. Sì. Abbiamo fatto quel carico mostruoso che ci ha riempito tutto. Vabbè che quel carico là basta, una volta e poi basta, perché sennò diventiamo matti. In realtà potete anche venire qua col treno a portarlo se volete. Però
potremmo fare anche un esperimento di quelli, magari una volta, magari se siamo in tre, potremmo fare anche quello. Va, vediamo. Vediamo. Ah, sì. Bene, allora anche questa quattordicesima, sì, sì o no? Sì, ok. Siamo a posto. Allora, ringrazio sempre King Farmer. Grazie a te. Come al solito lascerò sempre in alto a destra il mio link se volete iscrivervi al mio canale YouTube. In descrizione lascerò il link sia il mio sia quello di King, se sono capace, perché non mi ricordo come si fa a lasciare il link. Me lo dirà lui, perché lui è esperto, sa dove mettere le mani. Io magari faccio qualche disastro, quindi me lo domandare a lui. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.